Siamo venuti con la maestra, ex maestra in pensione, Gabriella Cupini, Bairam, a vedere un attimo lo stato della scuola asilo di Magnano. Asilo di Magnano che è stato chiuso perché c'è questa crepa, che quando c'è stato il terremoto è venuta fuori questa crepa. Da questa crepa si presume sia stata abbandonata questa meravigliosa scuola che non era solo asilo, ma era un punto di ritrovo di mezza Frosinone che veniva a coltivare l'orto, il giardino, la frutta, gli olivi, le erbe officinali. Guardate in che condizioni è ridotta, abbandonata. Ha tutto, abbandonato tutto, addirittura hanno rotto qui alla porta un pannello per cui si presume che qualcuno ci venga anche a fare i propri comodi. Qui c'erano l'attrezzatura per i bambini dove giocavano con la sabbia. Questa era una vasca di sabbia dove i bambini giocavano, dove potrebbero tranquillamente continuare a giocare. Ora vi porto a vedere l'interno di questo asilo che si stringe il cuore a vedere certe cose, in che stato si trova, come sta l'asilo di Magnano. Gabriella, con tanto amore cerca lei di riordinare perché sta tutto in disordine, la passione che per anni ha nutrito per questa scuola dove ha insegnato, dove ci sono ancora libri, ci sono cassette, videocassette, è un asilo che potrebbe essere, dico, anche trasformato per fare teatro, per fare qualunque attività. Ora, se ci sono problemi di quella crepa, è possibile che non si trova la soluzione? Ora, se arriva, abbiamo appuntamento con l'assessore Tagliaferri. Se arriva l'assessore Tagliaferri, speriamo che ci dica qualcosa di buono. Gabriella, questo è l'asilo. La scuola dell'infanzia è di via Impradessa, chiamata il giardino. Il Il giardino. giardino perché? L'ho detto tutti. Era un giardino. No, non era un giardino, l'abbiamo trasformato in un giardino, nel Voi. senso con l'aiuto di tutte le colleghe, del WWF, delle nonne, delle bidelle. L'abbiamo trasformato Ancora i perché. nomi dei Sì, erano bambini. bambini, sì. Però. L'abbiamo chiamato il giardino perché è il titolo di una poesia di un bambino di Teresin, un bambino ebreo che è stato portato via nei campi di concentramento e lasciò questa poesia in cui parlava del suo giardino. E allora noi con i bambini dicevamo che fortuna avere un giardino tutto per noi, lo possiamo coltivare, curare, no? Lo dovrebbero avere tutti i bambini un giardino, infatti c'era tutta la zona delle erbe officinali. La zona umida, la zona delle piante grasse, in più c'è tutta la zona degli olivi e delle piante fruttifere che era abbandonata e l'abbiamo risanata con i genitori, i nonni e compagnia bella. E poi una volta risanata, non so perché, l'agibilità non è stata mai data perché c'è questo problema a livello di idrogeologico sembra. E non so, il risanamento non è. Quindi conviene abbandonare una cosa del genere e non risanarla? Lo stai Meglio chiedendo? costruirne uno Ma nuovo d'asilo, io no? Un chiedo. asilo nuovo Qui c'erano è. due sezioni piene, più una sezione primavera, più l'incontro di tanti adulti con i bambini e venivano anche artisti e contadini, tutti. C'era un incontro di persone che insieme cooperavano per poter trasformare le cose, no? Raccontami l'esterno. Una volta che siamo venuti Aspetta. qui perché noi, tra l'altro, come scuola di Magnano, eravamo in affitto. L'ho raccontato dentro una lettera che ho mandato al Quello è sindaco. Rosmarino, vedo.
Siamo andati dalla scuola in affitto perché questa scuola era vuota, abbandonata, capito? Sì. E allora abbiamo detto, se fateci venire qui, dateci un minimo di sicurezza, l'hanno risistemata. E qui c'era tutta la zona, in base alla posizione geografica, col WWF abbiamo deciso, guarda, questo è tutto iperico, eh? Iperico, questa era la tettoia. Qua c'era la sabbia. Qui c'è la sabbia dove i bambini giocavano, facevamo i plastici, in più l'acqua, tutto il lavoro con le mani dei bambini piccoli sono importantissimi, se non lavorano con le mani come arriva l'intelligenza. Sentite quanta passione che ci mette Gabriella a raccontare questa vicenda. I genitori portavano ogni volta le loro piantine con i bambini, e sì, rosmarino, salvia, lavanda, e poi tutti questi ulivi che erano stati abbandonati li abbiamo ricostruiti, con l'aiuto di Sebastiano, dei nonni, venivano tutti a darci una mano. Si faceva giù, vicino alla scuola, quando siamo arrivati, abbiamo visto che c'erano 1000 metri quadrati incolti. Abbiamo detto, siamo andati a vedere al comune, al catasto, ed era di proprietà della scuola, perché qui c'era il maestro Ferrarelli, mi sembra, mi hanno detto, insieme ai bambini della scuola elementare, perché questa è un'ex scuola elementare, coltivava la terra con loro. Allora abbiamo detto che dobbiamo risanarla, abbiamo cominciato con i genitori a zappettare, a pulire con le bidelle, con Maria, insomma tutti ci hanno aiutato. Aspetta, dillo. Alla parte inferiore della scuola, questa scala a sud-ovest, che è coperta dalle erbacce. Sì, ma prima non era da questa. Porta giù, dove c'è cosa? C'è l'orto botanico, c'è la parte della zona fruttifera con tutti gli alberi da frutto, lo stagno fatto dai genitori, uno stagno bellissimo fatto con i soldi dei genitori. È complicato andarci? No, non è complicato, però è sabbiera quella là, dove dice, ma che serve sta cosa? Quindi questa è la sabbiera dove qua davanti. I bambini giocavano con le mani. Queste sono le paperelle che abbiamo allevato e scavevamo lì. Anche. Che meraviglia. Questo, ecco, vedi, questo è l'agronomo che sta spiegando ai bambini, come Maria Labide, sta spiegando la piantina, vedi? I vari tipi. Questi sono tutti il laboratorio di pittura. E poi vedi la potatura. Questo era quello. Vedi, stavamo sempre a piantare. Andiamo a vedere l'area dove piantavate. Quindi mi dicevi che per risanare la scuola dopo che c'era stato il dissesto hanno speso quasi 1 miliardo. No, di vecchie lire, non delle vecchie lire, no. Certo. Vedi, hanno rotto. Questo non era rotto di vetro, l'hanno rotto. Ma guarda, era tutto. Ma se è nell'abbandono. Però qua ci sono anche atti di vandalismo, perché qui. Questa è una pianta profumatissima. Qui c'era una casetta dove i bambini andavano a giocare, era ripostiglio degli attrezzi, dei giochi. Qui c'era una sorta di anfiteatro dove i bambini faceva il teatro finale. Potevano fare il teatrino di fine anno scolastico. Guarda. E ora c'è molta erba che tutto è di criso. Tutto iperico. Questo è iperico. Questo con questi colori bellissimi. Quindi mandorli, ciliegi, qui c'era tutto. E là sotto dove vedi quella staccionata c'è lo stagno, sarà prosciugato immagino. C'era uno stagno che sicuramente l'acqua. C'erano le ranocchie, non ci sarà c'era più. Il papiro, c'era di tutto. E c'era anche il gesso bianco. Qui c'erano dei tornanti che si saliva su Guarda, c'erano tutte le strutture per far giocare i bambini, avevano la scala di corda per salire, le altalene, e qui si coltivava l'insalata. Tutti i ricordi, insomma, tanti ricordi. Laboratorio di giardinaggio, dove c'erano le zappette, i martelli, tutte le cose che servivano. La palestra non riesco a farla vedere bene, ma spero che si veda. C'è una bella, è intatta. Dice che è una bella palestra grande. Questa parte della scuola, questa parte qui, le stanze, le aule, è venuto addirittura di Sora quello a portare poi, il telescopio per guardare il cielo, perché il cielo era. Frosinone, è stata qui, è un incanto, come sempre. Il nostro amato campanile ci offre sempre un panorama spettacolare. Quindi da qui la sera d'estate era fantastico, con i bambini che giocavano. Quindi qui c'è un olivo secolare, chiamato nonna oliva, e il bagolare, l'albero bagolare, contro luce. Ciao Stefano, è arrivato l'assessore. Che
interventi di adeguamento alle norme, quindi impianti, finiture interne, divisioni, eccetera. Diciamo che gli interventi di carattere strutturale sono consistiti nel recuperare alcune lesioni che si erano create, perché sembra che ci sia un certo smottamento del terreno, un cedimento delle fondazioni, poi non so bene quali sono state le indagini, eccetera. Sta di fatto che fatti questi lavori, dopo un po' di tempo si sono manifestate di nuovo lesioni, eccetera, quindi la scuola praticamente è inagibile dall'epoca, 2008 più o Sì, meno. siamo andati via, l'hanno portato i bambini al tiravanti. Quindi sono stati spesi parecchi soldi, adesso l'importo dei lavori non me lo È ricordo, però sotto c'è il miliardo di lire, vecchie lire. vecchie lire, Un lire vetrano, nel credo. 2008, ma forse Sì. prima del 2008. Sì, sono finiti. Noi siamo andati via nel 2008, ma poi siamo stati in altri 4-5 anni, quindi No, perché le lire 2002, fino al 2000, 2003. Ah, al 2000 sta. sì. Vabbè, comunque, Non diciamo so che quando hanno fatto. è giusto per che lei mi sta facendo è la mia, questa è la mia, e l'architetto Canfro mi dice, giustamente, se non si accerta la stabilità idrogeologica di questa situazione, può accadere che questa scuola rimanga in piedi per altri 500 anni, come potrebbe accadere che se domani, corna facendo, arrivasse un sisma, questa scuola potrebbe essere la prima a cadere. Quindi, ovviamente, su queste basi, su questi presupposti, né io né nessun altro si assuma la responsabilità di mettere qui dentro mezzo bambino, e di conseguenza bisogna ripartire, ora c'ho già l'idea più chiara, non sulla struttura, che se crepe, eccetera, eccetera, è sul tutto quello su cui giace, insiste la scuola. Perché l'architetta Canfora mi ha appena Ma confermato. scusi, mi faccia capire una Sì. cosa. Le crepe quindi sarebbero state causate Sì, dallo smottamento? della terra. Secondo me no. E io non sono Da né, profano, questo signora, io dovrebbe sono laureato andare. in economia e Questo dovrebbe, commercio, sì. quando una Però cosa non la voglio dire, so, se uno non la viene qua so. Io le sto e non dicendo. c'è niente, poi fanno i lavori No, di. scusa Gabriele, tu sei ignorante, nel territorio di flessione esiste, non è che ce lo stiamo inventando adesso. Dico, se esistesse in particolare qui, allora sarebbero a rischio tutti i fabbricati e io a me non risulta che questi fabbricati che stanno nelle stesse condizioni di Sebastiano. questo, però non voglio fare polemiche, Certo, sarebbe certo. pure inutile, poi casomai tra tecnici ne parliamo. Voglio dire, questo tipo di dissesto non fa pensare a un dissesto più profondo del terreno, a me fa pensare semplicemente al fatto che la fondazione qui sotto questo angolo, che potrebbe essere un ampliamento fatto in epoche successive, fondazione non idonea, che è un problema che si risolverebbe con Magari pochi soldi, si fosse risana, si cominciare. recupera. Invece, se, da quello che ho capito. Comunque facendo, diciamo, monitorando tutto quello che bisogna fare, perché di fondo c'è un qualcosa, però non è detto che quel Se dissesto fosse come dice lei, io sarei incida però sulla scuola. bisognerebbe partire da varie ipotesi, non dall'unica. Signora, No, io direi di bisogna. togliere Posso fare una una variabile proposta? alla volta, cioè Posso fare? intanto capire se effettivamente ci Esatto. troviamo su una zona infrana. Se Ecco. ci troviamo una zona infrana, signora, io a questo punto farò una proposta ancora più provocatoria. Abbattiamola. Se è una zona infrana, lo è oggi, lo è tra 10 anni, lo è tra 30 anni. Questa scuola, comunque, a prescindere da tutto, non può stare qua. È sbagliato il posto, a prescindere dalla scuola e dalla struttura della scuola. Se me la fate sulle paludi o sulle sabbie mobili, è inutile che ne stiamo parlando. Tanto vale abbatterla, perché così, se verrà un terremoto, come qualcuno dice, anziché cadere a seguito del terremoto, l'avremo già battuta noi. Se al contrario dovessimo arrivare a conclusioni del tipo non è una zona infrana, ed è semplicemente, come stava supponendo adesso l'ingegnere, dicendo, ah, può darsi che questa sia semplicemente una parte costruita ex post e che quindi a un certo punto possa aver avuto anche un semplice assestamento, voglio dire anche a seguito di un È sisma, possibile. tipo quello dell'Aquila, allora a questo punto si rifà il consolidamento solo di questa parte della struttura e la scuola si riapre. Però, Vanno signore, fatte comunque indagini, io sia che sono sia laureato in uno il commercio, problema, ho sia i che sono figli l'altro. e qui dentro io non ci metterei né i miei né quelli degli altri, quindi in queste condizioni di Incertezza. dubbio e di incertezza. Quindi, Posso fare una proposta? Intanto è inutile che stiamo a parlare noi che non siamo ormai, tecnici, l'unico tecnico è l'ingegnere. Possiamo programmare un incontro, ingegnere, vostri tecnici, l'associazione Non subito, non subito, perché sarebbe solamente un pourparler e sarebbe No, solo pura demagogia, volevo soprattutto da parte di finire, chi parla. se Sì, mi lasci scusi, terminare. vai. Se nell'incontro che andremo a fare
ancora non ci saranno i presupposti per poter stabilire cosa c'è da fare. Possiamo ipotizzare intanto di isolare la scuola e lasciare l'area fruibile dove possono fare botanica, possono fare giardinaggio, culture, allevamenti, incontri tra anziani, incontri tra bambini. Mi rispondo come viene distinto, sempre senza conoscenze tecniche. Se stiamo mettendo in dubbio la stabilità del terreno, non della scuola, isolare la scuola non significa togliere il rischio che il terreno venga giù. Quindi anche io sto estremizzando. E allora dico, la tua proposta, la risposta è no, fin quando non abbiamo la certezza che il terreno, non la scuola, che il terreno non sia un terreno. Come comitato di genitori e nonni eccetera ci hanno dato l'accesso al suo tempo perché hanno fatto le indagini, quindi qui potevamo venire, soltanto che le nostre forze erano insufficienti a tenere pulito. Abbiamo pulito per anni e anni, poi alla fine non ce l'abbiamo fatta più. Tante le scuole, tra cui Maiuri, ha chiesto di adottarla come orto botanico perché sta nascendo l'orto là. Se si potesse solo. Sì, ma se la telefonata mi dice qua il problema è capire se la terra regge o non regge, ma come facciamo a fare i bambini sulla terra, fosse anche solo per fare l'orto botanico? Cioè, qui o andiamo in fondo, fino in fondo alle cose, e quindi la prima dubbio e variabile da risolvere è. Siamo in una zona in frana. Lei immagina la frana come quello che è successo a Sarno. Esatto. Non è questo, no. Cioè, quando si parla di frana, diciamo, si va da 0 a 100, per cui anche il fiume Cosa, anche la cascata dello Schioppo è stata giusta, perché doveva succedere l'impossibile. Frane, alluvioni. Io mi rendo conto del politico che dice alcune cose e ha perfettamente ragione con il suo ruolo. Ha perfettamente ragione. Però lei si impegna. Sì, per fare almeno come infatti come i tempi, si può sapere i tempi. I tempi mai ce li date? No, mai. Quindi restiamo sempre nel vago. Gli unici tempi che posso dare è che il mio impegno inizia da ora. Guarda, questi erano i bambini.